Grazie Presidente. Questo è un altro dei punti nevralgici che il Movimento 5 Stelle sta cercando di sottolineare. Intende combattere su questo emendamento perché c'è un assunto pesante su questo emendamento. Stiamo parlando, della luce contro il buio, stiamo parlando proprio del male contro il bene. Perché in Italia esiste un sistema nazionale per le linee guida che riceve un finanziamento pubblico. Questo sistema nazionale delle linee guida ha un sito. Questo sito è l'SNLG IS.it e pubblica con una chiarezza incredibile gli aggiornamenti delle stesure delle linee guida nazionali che sono garantite da un braccio tecnico indipendente senza conflitti di interesse e che riceveva un finanziamento e che fino al 2014 doveva ancora ricevere milioni di euro perché il governo si era dimenticato di erogarli a favore del sistema nazionale delle linee guida. Quindi questo boicottaggio della pubblicazione e del tentativo italiano virtuoso internazionale di poter utilizzare un metodo pubblico attraverso cui si pubblicano queste linee guida sentendo l'Ordine Professionale dei Medici, il Collegio degli Infermieri, sentendo l'Associazione degli specializzati in ginecologia, ecco, sentendo tutti le associazioni scientifiche, tutti gli ordini professionali, le linee guida internazionali adottate e si creavano delle linee guida, si creavano e si creano tuttora delle linee guida che vengono pubblicate in maniera chiara. Ebbene, che cosa si vuole fare? Gelli, il relatore Gelli che ha detto che era aperto relativamente al fatto di tirar fuori le società scientifiche ancillari al governo e al potere politico. Si era dichiarato disponibile, noi nel testo alternativo l'abbiamo messo. Gelli ha già avuto problemi in merito ai suoi conflitti di interesse, eppure è sordo. Allora chiediamo a chi risponde, visto che questo modo di mettere le mani su un sistema nazionale delle linee guida è un modo per accaparrarsi chi decide come si cureranno tutte le patologie di tutti i malati italiani. Ebbene, con questo emendamento noi eliminiamo la previsione che il comportamento dei medici sia dettato dalla politica o dal governo e soprattutto dalle società scientifiche private ancillari a questi politici, come con la RAI. Le linee guida e la loro attendibilità sono correlate al grado di indipendenza di chi le emana e dal metodo utilizzato, un metodo pubblico, scientifico, già presente da tempo sui siti web. Il Sistema Nazionale delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità è allo stato attuale un metodo consolidato che rende attendibili le raccomandazioni sulle buone pratiche cliniche orientate alla medicina basate sull'evidenza e a percorsi di revisione della migliore letteratura scientifica internazionale. Non è pensabile che delle commissioni ministeriali con i soliti nominati garantiscano un sufficiente grado di indipendenza ed attendibilità. E non è pensabile che la scienza e la coscienza di un professionista sanitario siano barattabili in nome delle lobby assicurative e dei loro premi esorbitanti, perché sappiamo bene che il sistema delle linee guida internazionali statunitensi ha una tradizione diversa, vengono utilizzati in maniera diversa. Noi abbiamo una tradizione diversa che permette una comparazione internazionale attraverso cui noi curiamo una determinata patologia con un sistema americano o comunque attraverso le nostre linee guida. Questa è una vera espropriazione indebita di un lavoro che è stato fatto in maniera ottima, in maniera eccellente,
per poter mettere questo controllo su come si curano le patologie sotto il governo e sotto i loro nominati. Questo è un modo attraverso cui la scienza e la coscienza viene compressa da un potere politico. E questo è una cosa vergognosa, onorevole Gelli. Si dichiari, perché queste sono operazioni di massoneria internazionale, va bene?